Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi ho deciso di tornare indietro nel tempo fino al 2017 direttamente negli Stati Uniti a reperire una lattina di Monster, quella classica, la originale. Ebbene, ecco fra le mie mani, a missione compiuta, questa Monster Original proveniente appunto dal 2007. Mi raccomando ragazzi, per non perdervi novità uniche, non esitate ora a lasciare un like e commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Chi altro nel 2023 vi illustra lattine tanto particolari? Questa ragazzi è la nostra lattina di Monster Original che arriva direttamente dagli Stati Uniti, direttamente dal 2007. Come potete vedere già è di un formato differente, lo possiamo capire, lei è da 473 ml e possiede una linguetta di colore verde. Se dobbiamo confrontarla con la versione italiana, la versione connazionale, ci accorgiamo appunto del cambio di formato. La versione appunto italiana è da mezzo litro e possiede la linguetta argentata anziché verde. Diciamo che sono peculiarità e caratteri in più che vanno a rendere un pelino più complesso e definito il design delle statunitensi, però per il resto, come potete vedere, sono due lattine uguali. Come già detto ragazzi, cambia il formato. La versione statunitense in basso a sinistra possiede la dicitura Energy Supplement, quindi diciamo che già di primo acchito possiamo accorgerci di qualche particolarità. Possiamo già di fatto scorgere anche qualche piccola differenza da quelle che di fatto sono le tabelle dei valori nutrizionali e la trascrizione degli ingredienti. Infatti, prendendo in mano la versione statunitense, ci accorgiamo di come prima appaia la tabella dei valori nutrizionali, appunto in tutta la sua complessità, in tutti i suoi dettagli, diciamo che è molto vistosa, appariscente, e poi abbiamo una breve trascrizione. Nella versione italiana invece abbiamo prima la trascrizione, anticipata dal titolo Monster Energy, praticamente in verde, che risalta subito all'occhio, poi abbiamo una piccola tabella abbastanza striminzita con tutte le informazioni, e poi abbiamo ulteriori trascrizioni, quindi anche questa è una cosa che cambia. Anche presso il quadro della descrizione troviamo delle differenze non da poco, sia per quanto riguarda i paragrafi e le scritte, e sia per quanto riguarda le icone dei social e l'anno di produzione. Infatti, come potete ben vedere nel concreto, la versione del 2007 non solo possiede una trascrizione ovviamente in lingua madre, quindi in inglese, statunitense, ma dobbiamo considerare anche che nel concreto, se andiamo a tradurre quelle che sono le scritte, non corrispondono praticamente a quello che troviamo impresso sulla versione italiana. Quindi sì, sono due trascrizioni totalmente diverse. Se ci concentriamo invece sul barcode, possiamo innanzitutto vedere che la versione italiana del 2014 possiede le icone dei social. Troviamo l'icona di Facebook, quella di Instagram di allora, così come quella di Twitter e di YouTube. Cambia il produttore tra le due lattine, la versione statunitense è Rexam, un ex produttore molto datato di lattine che ormai non esiste più, e Ball, che invece è molto recente. Infatti, come vi dicevo, cambia anche l'anno di produzione e di conseguenza lo SKU. La versione statunitense ha come SKU 057, la versione italiana invece 111.4. Ci tenevo molto a fare un confronto di design o comunque di grafica tra una lattina statunitense e una italiana, perché ragazzi, ci sono da sfatare molti miti in merito al fatto che a livello di grafiche, di disegni, di scritte, le due lattine sono identiche. Delle differenze le abbiamo viste, quindi non sono la stessa cosa. È vero, la lattina statunitense è scaduta, ma spero di poter scorgere qualche particolarità, se c'è, o qualche differenza a livello di gusto. Ragazzi, siamo pronti col nostro bicchiere a tema, ragazzi, perché sennò non sarebbe una recensione, per aprire questa lattina davvero leggendaria, davvero particolare,
diciamo che non vedevo l'ora. Ok, abbiamo compiuto l'eresia, perché ragazzi, aprire una lattina del 2007 non so chi altro lo farebbe. Ebbene, sono curioso, magari si è mantenuta nel tempo, anche se la vedo dura con lattine di questo tipo. Tende il guaranà ad andare a male nel giro di poco tempo. Ragazzi, siamo pronti per recensire questa Monster del 2007. Sembra essersi mantenuta bene, anche perché una volta aperta, diciamo che spruzzava odore di guaranà praticamente da tutti i pori, quindi non so cosa aspettarmi. Non male. Mi sembra strano, mi sembra inusuale, ma questa lattina si è mantenuta bene. Adesso la domanda mi sorge spontanea: quanti coloranti, quanti dolcificanti, ma soprattutto quanti conservanti possano esserci dentro una bevanda simile? Dubito che magari in Italia si possa definire soltanto a norma, uno perché nel tempo molte leggi sono cambiate per quanto riguarda non solo l'importazione ma anche il contenuto di conservanti, dolcificanti e coloranti all'interno delle bevande. Magari una volta era legale, ma adesso ragazzi, io non mi so spiegare come una lattina del 2007 possa di fatto essere così intaccata, ok? Così buona. Cioè, forse pecca un po' di scarsità di gusto, che non è intensa, ma è comprensibile, ok? Però ragazzi, non è acida, cioè si è mantenuta egregiamente. Il sapore è un pelo particolare, ragazzi, non è quello classico, comunque sì, sa di guaranà, ma devo ammettere una cosa: se anche la statunitense degli anni a venire, quindi vi parlo di edizioni magari anche del 2018, 2019, 2020, mantengono questo tipo di gusto, è diversa, ragazzi, dalle europee, è diversa dalle italiane, perché è un gusto che tende a essere un pelo più pacato in dolcezza, ma un pelo più intenso dal punto di vista della concentrazione e del potere, diciamo, fuorviante del guaranà. Diciamo che traspare di più il guaranà, però con una nota comunque abbastanza imponente, abbastanza accentuata, va a mettere da parte la dolcezza. E quindi, per un palato molto sensibile che magari riconosce determinati gusti, questa Monster a livello di gusto la si può definire abbastanza diversa, ok? Non c'è chissà quale divario di sapore, ragazzi, dall'una all'altra, perché il gusto è quello, non ci piove, però si può denotare questa lieve differenza. E qui non è questione che sia scaduta, ragazzi, perché diciamo che il fatto che vada male compromette o comunque dà proprio l'idea di sapore tostato, dall'idea di sapore troppo pungente, dall'idea di collasso, cioè risaltano quelli che sono i componenti che vanno a male. Quindi in questo caso paradossalmente sarebbe molto molto dolce, sentiremmo quindi una nota caramellata, come è già capitato con altre lattine di questo tipo scadute, ok? Che possano trasparire o note fruttate se si tratta di Juiced, se si tratta di Dab Edition, dipende da tante tante cose. Qua invece sostanzialmente nelle original, nelle absolute lì, traspare il guaranà che marcisce, che si caramellizza, ok? Qua invece in questo caso diciamo che i sapori sono rimasti intaccati, quindi a prescindere vado ad escludere che sia un collasso a dare questo sapore, perché comunque, ripeto, in sé per sé è intenso, è appetibile, non è acido e non è troppo contrastante, perché ci accorgiamo quando una bevanda è acida, quando è scaduta, proprio perché sentiamo che il sapore è molto contrastante, ok? Non è equilibrato. Invece qui equilibrio c'è e come. Probabilmente, ripeto, è stata conservata molto bene, ci sono i conservanti a gogo all'interno, però ragazzi, davvero tanta tanta roba. Io posso sostenere con certezza che è un sapore abbastanza diverso, quindi se avete l'occasione
di provare una lattina, una Monster Energy statunitense, fate un confronto, vi accorgerete che è leggermente differente rispetto a quella italiana. È una nota quasi impercettibile, ok? Però la si può sentire, ok? La si può palpare. Quindi detto questo, ragazzi, io più che altro posso valutarla come la standard, magari un pelino in più, gli diamo un 8,5, ok? Giusto perché è un po' diversa, però per il resto di gusto è quella lì. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, non esitate ora a dirmi cosa ne pensate. Io veramente ero curiosissimo, poi una lattina del 2007, ragazzi, è veramente molto datata. Per rendere l'idea, è vecchia quanto la Russian, la Original, la Big Black, siamo lì. Detto ciò, mi raccomando, non esitate ora a commentare, a lasciare un like, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché ribadisco, nessun altro vi porta un contenuto simile. Io concludo qui e noi ci becchiamo un prossimo video da Tuccio TV. Ciao!